Amici di Sette Gold, buonasera, ben ritrovati a Diretta Stadio. Valerio Pavesi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Le scelte di Andrea Pirlo di questa sera? Le scelte di Andrea Pirlo, ma partiamo dai nostri avversari, certo. Partiamo dagli ospiti. La Dinamo Kiev, allenata da Lucescu, scende in campo con un 4-3-3, Bushan in porta, difesa 4, da destra a sinistra, Keziora, Popov, Zabarni, Mikolenko, linea mediana costituita da Shepelev a destra, Sidor Kuk in mezzo e Shaparenko sulla sinistra, il trio d'attacco Zigankog, Verbic e Rodriguez. La Juventus risponde con un 4-4-2 inizialmente, Szczęsny in porta, difesa formata da Demiral, Bonucci, De Ligt, Alexandro, centrocampo da destra a sinistra, Chiesa, Bentancur, McKenny e Ramsey, che in un primo momento partirà proprio sul versante sinistro del campo e poi andrà a fare sicuramente il trequartista, le due punte Morata e Cristiano Ronaldo. Attenzione, la Juve va subito vicino al gol, anzi per la verità sono passati già 7 minuti, una Juve che non ha calciato in porta, è arrivato proprio in questo momento il tiro con Federico Chiesa, la conclusione col destro, il pallone che è stato deviato in calcio d'angolo da Popov. Stasera bisogna vincere, ma soprattutto convincere, poiché la prestazione contro il Benevento è da dimenticare completamente. Fuori ancora Kulusevski, Stasera più che altro dobbiamo trovare il gioco per l'identità, dobbiamo cercare di trovare una quadra soprattutto in mezzo al campo, poiché è veramente il nostro problema principale in questa prima fase della stagione. Cardellino giallo, la signorina Frappar esordisce con la munizione per Don Rodrigo, Bentancur che si fa ammonire, un fallo a centrocampo, insomma. Iniziamo con il piede leggermente frenato questa partita, quando invece è proprio in questa gara che dobbiamo trovare la condizione mentale e soprattutto tattica per far bene. Siamo dall'altra parte. Juve in vantaggio, Federico Chiesa, grandissimo gol, 20° minuto di gioco, al terzo tentativo la Juve sblocca la situazione, vediamo se è tutto regolare, perché bisogna avere sempre l'incubo del fuorigioco anche in questa circostanza. Alvarito, la messa sulla sinistra per Alexandro, il cross, l'incornata di testa di Federico e c'è il gol, Juve in vantaggio. Ma questo è giocare bene? No, giocare bene no, però guarda che facevamo fatica anche a proporci verso la porta ultimamente, per cui almeno iniziare a tirare con qualsiasi squadra, questo discorso vale secondo me, dalla più forte alla più debole. Non è che ogni tiro verso la porta è un'occasione, la parata del portiere, però c'è stata, dai, c'è stata la parata del due parate, cioè, l'occasione deve essere un pericolo per la squadra avversaria. Il portiere sul primo palo l'ha presa, su McKenny l'ha deviata dall'angolino, sono occasioni quelle, dai, no, più concentrazione. Ecco, rivediamo il gol, dobbiamo essere obiettivi, è stato molto bravo Chiesa di incornare di testa, qualche responsabilità Bushan ce l'ha, ma l'importante in questo momento è trovare la via del gol e anche la fortuna, la fortuna va anche cercata. Bravo. Juve sempre che manovra, Demiral, parte il lancio lungo completamente dall'altra parte, buono per Alexandro dentro l'area di rigore, Cristiano traversa clamorosa, l'azione ancora buona, Chiesa dentro l'area di rigore, ancora Ramsey, Chiesa ancora dentro l'area, temporeggia il numero 22, perde l'occasione per mettere il pallone in mezzo dentro l'area di rigore, accerchiato da due giocatori, riesce a dare via il pallone. Va bene, allora diciamo che può essere anche dubbio, ma quello che io rimprovero è l'atteggiamento di Bonucci, che in una fase di non pericolo si mette ad abbracciare un giocatore quando può tranquillamente accompagnarlo. No, ma quello tanto... Attenzione, la Dinamo Kiev è pericolosissima, la grande parata di Szczęsny che toglie un gol, un buco difensivo. Voglio rivedere questa azione perché so già che mi dovrò arrabbiare. Questa è la partita giusta per rimettersi in piedi a livello psicologico e non lo stiamo facendo. Finisce qui il primo tempo, 1-0. Facile. Per me perché ti disperi? Cos'è? Errore cos'è? Da oratorio da parte di Demiral, che regala un calcio d'angolo
e la, il nervosismo sale perché stiamo facendo degli errori imbarazzanti in questo inizio di ripresa. Il pallone che viene bloccato da Szczęsny, dobbiamo reagire subito. Juve in area di rigore, Ronaldo, e questa volta c'è la parata di Buchan. Ci siamo distesi bene in contropiede ancora con Alvarito, che ha servito un pallone per Cristiano, è rientrato sul destro, il tiro forse troppo centrale, Buchan è riuscito a deviare in calcio d'angolo, però almeno tiriamo anche noi. Attenzione, rete! Vediamo se c'è fuorigioco. Vediamo se c'è fuorigioco. Rete! Cristiano Ronaldo! 2-0! Voglio essere sicuro, perché tutte le volte vengo smentito. Il Crasti Chiesa. No. Secondo me c'è almeno Morata in fuorigioco. Attenzione, non è detto. Rete! Juve che raddoppia. Cristiano Ronaldo riesce a raddoppiare. Dunque siamo sul 2-0. Cristiano Ronaldo! Chi ha segnato, Valerio? Cristiano Ronaldo. 700. Vogliamo vederla bene dalla parte orizzontale, dove eventualmente poi si vede se gli uomini erano davanti oppure no. In studio sono sicuri. Io ho qualche dubbio. Sì, staremo a vedere. Però. Morata dentro l'area di rigore. Rete! Alvarito! Morata! 3-0! Fantastica! Di Chiesa sulla destra. Ha fatto tutto lui. Pallone in mezzo. Alvarito. E il gol. Federico. Attenzione al cross. Il colpo di testa da parte di Bernardeschi. Pallone che termina alto. Sopra la traversa. Sono soddisfatto del risultato. Sono soddisfatto per il morale, perché comunque una vittoria fa sempre bene. Non sono soddisfatto assolutamente di come ha giocato il centrocampo, di come è stato gestito il risultato. Ci deve essere una gestione della partita migliore, dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo tirare molto di più da fuori area, dobbiamo verticalizzare molto di più per gli attaccanti. È questo che manca. Così non si va lontano, nonostante moralmente sono contento. Così non si... Grazie a Valerio Pavesi. Vi aspetto sabato per il derby Forza Juve. Domani, giovedì, serata di Europa League, 18:55, ci trovate puntuali. Grazie, buonanotte.